Oggi, signori, proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del retro game. Nella scorsa puntata, insieme al Dottor Game, abbiamo esplorato una piccolissima parte di quello che è l'intero mondo del retro game. Oggi affronteremo un'altra parte. L'ospite di oggi è molto particolare, signori miei, perché ha una particolarità che impareremo a scoprire fin da subito. Ve la racconterò appena presentato. L'ospite di oggi è Fabio Bortolotti, in arte Kenobit. Ciao a tutti! Fabio, hai loggato con il Game Boy. Spieghiamo subito questa cosa. Tu sei un autore di musiche chiptune. Esattamente, io da ormai 10 anni vado in giro, prima per l'Italia, poi in realtà ho girato anche un po' il mondo, con il mio Game Boy. Faccio musica con il Game Boy, nel senso che collego direttamente al mixer il Game Boy, scrivo la mia musica sul Game Boy e poi la eseguo, la faccio dal vivo. E però appunto la mia musica nasce e muore sul Game Boy, quindi è chiptune. Ci sono vari modi per chiamarla. Un tempo la chiamavano micro music, poi c'è stata un po' la moda di chiamarla musica 8-bit, che è un termine molto catchy ma in realtà meno appropriato, perché anche con il Mega Drive si possono fare cose interessanti, però è roba 16 bit e non 8 bit. E volendo mettere i puntini sulle i, il Game Boy sarebbe più a 4 bit che a 8 bit sul fronte musicale. Ma vabbè, altro discorso. E poi c'è chi la chiama, che come piace a me di recente, chip tune o chip music, che è un termine con il quale posso fare pace facilmente, perché è la musica generata con un chip audio. Quindi è un discorso che vale per il Game Boy, è un discorso che vale per il Commodore 64, per qualunque macchina uno decida di usare. Io ho deciso di puntare la mia vita sul Game Boy perché mi piace come suono e mi piace come modalità di lavoro, perché è pratico andare in giro a suonare con un Game Boy. Io vado in giro con uno zainetto, con dentro una scatoletta, con dentro 2 Game Boy, una dozzina di cartucce, posso suonare dove voglio nel mondo, ma anche al tempo stesso posso lavorare dove voglio, in treno, in spiaggia, in aereo, così. E questa è un po' per me la magia di lavorare sul Game Boy. Lo faccio da una decina di anni, adesso proprio in questi giorni sto registrando il disco nuovo con il mio socio Andrea Babic, lo stiamo facendo in diretta su Twitch, perché ormai io faccio tutto in diretta su Twitch, qualunque cosa, però ecco, sì, faccio musica con il Game Boy e il Game Boy è decisamente la mia vita. Esploriamo meglio questo comporre musica a 4 bit, l'hai definita. Allora, spieghiamo questo dettaglio. Allora, me lo hai provato a spiegare e concretamente ho un'idea generale, però proviamo a farlo meglio per chi è da casa. Allora, 4 bit perché ci sono 4 voci che tu puoi... No, allora... Come funziona? Il problema di parlare di bit è che in realtà la definizione 8 bit, la definizione 16 bit e ancora peggio poi 32, 64 è una cosa che genera molta confusione. Spesso si parla dell'era 8 bit riferendosi alle istruzioni dei processori che erano in voga a quell'epoca, quindi nel Game Boy siamo nell'era degli Z80 come processori e quindi è corretto parlare di 8 bit. Quando si parla di musica, quella questione dei bit diventa fuorviante, perché si parla di bit nella musica di solito parlando di frequenza di campionamento. E quindi, se vogliamo parlare di bit in maniera audio sul fronte del Game Boy, parleremmo di 4 bit, che sono di fatto la risoluzione delle onde che facciamo con il Game Boy. Altrimenti si può assolutamente dire che il Game Boy è una macchina 8 bit, perché a livello di processore e istruzioni
è una macchina a 8 bit, senza dubbio. Però dicevi una cosa giusta, che il Game Boy ha 4 voci. Il Game Boy ha 4 voci. Okay. Cosa vuol dire? Tu con la tua bocca, con la tua lingua, puoi emettere un solo suono per volta. Gli usignoli sono polifonici, riescono a emetterne due, o se vogliamo parlare di musica italiana, Demetrio Stratos degli Area aveva sperimentato facendo le armoniche con delle posizioni particolari della lingua e della laringe e faceva le cosiddette diplofonie, triplofonie, ma questo è un altro discorso. Tu, se fai una, per intenderci, per l'esempio che uso di solito per spiegare le voci è la tastiera del pianoforte. Se tu vuoi fare un accordo di Do maggiore, ti servono tre note, tre dita. Tu, quelle tre dita sono una voce per dito. Quindi, se tu premi tre note contemporaneamente sul pianoforte, stai usando tre voci. Il che vuol dire che se tu programmi un accordo con lo stile del pianoforte, quindi con tre note separate che vanno all'unisono, hai finito i canali del Game Boy praticamente, perché il Game Boy ha sì quattro canali, ma tre emettono note vere e proprie. Un quarto canale è il canale noise, che emette sostanzialmente rumore bianco modulabile in vari modi. Quindi se tu su Game Boy scrivi un accordo di piano nella maniera tradizionale, sì, lo puoi fare, ma hai fatto un accordo, non hai fatto una canzone. E questo è un buon modo per specificare cos'è una voce. Una voce è come un dito alla fine, è come un dito sul pianoforte. Non puoi mai colpire due tasti contemporaneamente. No, aspetta, non è vero. Posso colpire due tasti contemporaneamente sul piano. Cancella questo esempio. Però è come una voce. Tu, il Game Boy ha tre voci che emettono note, quindi ogni voce può emettere una nota diversa, e una quarta voce che emette rumore bianco. La sfida di scrivere su Game Boy è ingannare l'ascoltatore dandogli l'impressione che stia sentendo molte più di tre voci, quindi fare convivere più strumenti diversi nella stessa voce, usare dei piccoli trucchetti che sono di fatto psicoacustica per darti l'impressione che una cosa stia succedendo contemporaneamente a un'altra quando in realtà succede subito dopo. E qua, guarda, ti faccio l'esempio che tra l'altro è un esempio storico della chiptune, perché è una tecnica che nasce su Commodore 64, che di voce addirittura ne aveva tre. E è l'esempio degli ARP, ossia vogliamo fare gli accordi, perché la musica senza accordi, a melodie singole, perde un pochettino. Ma appunto su Commodore 64 avevi solo tre canali e non potevi, se usavi tutti e tre i canali per fare un accordo, avevi finito di fare musica. Quindi gli sviluppatori di cioè i musicisti del Commodore 64 si inventano una soluzione alternativa, pensiero laterale, che poi questo è l'emblema di perché io amo la chiptune. Dicono, se è vero che per avere l'accordo tecnicamente dovremmo avere tre note contemporanee, ma io qua ho un computer, il computer può fare delle cose che non sono umane. Quindi, se invece di usare tre voci per fare tre note diverse, se io uso la stessa voce, una voce singola, e invece che farle andare contemporaneamente queste tre note, le metto una dopo l'altra in rapidissima successione. Tru, tru, tru. Come, quindi appunto, Do, Mi, Sol, invece che Do, Mi e Sol su tre canali diversi, Do, Mi, Sol velocissimamente sullo stesso canale, magari 20 volte in 2 secondi. Viene questo effetto che è chiamato nella chiptune ARP, come da arpeggio, e che non è un accordo vero e proprio, ma al tuo orecchio dà l'illusione di sentire un accordo. Ovvio,
è un pochettino più tremolante, ma è parte di un'estetica. È un caso interessante nel quale l'esigenza di aggirare un limite tecnico con una soluzione creativa genera innanzitutto un risultato soddisfacente per l'obiettivo che ti eri preposto, ossia fare un accordo, ma al tempo stesso crea un sound distintivo, crea un'estetica. E questo è l'esempio più lampante e più semplice da spiegare, ma la storia della chip music è piena di piccole innovazioni come queste. Ci muoviamo tutti nei limiti angusti dell'hardware d'epoca e inventiamo soluzioni creative per farlo suonare oltre i suoi limiti. C'è chi dice: ma scusami, ma chi te lo fa fare? Perché non ti metti a farlo con il computer? È vero, cioè uno potrebbe rifare praticamente tutto anche con un computer moderno, senza dubbio avendo meno problemi. Però io personalmente mi sento molto a mio agio nella limitazione. Mi trovo più a mio agio con il gioco di spingere la macchina oltre le sue limitazioni che con quello di avere una macchina con potenzialità infinite nella quale magari rischio di essere dispersivo. Quando lavoravo facendo musica elettronica sul computer, magari mi trovavo ad avere 30 strumenti che andavano contemporaneamente. Sul Game Boy sono costretto a fare l'opposto. Pochi strumenti che vanno, piazzati ad arte, e io ci godo proprio. Io godo a far suonare il Game Boy più di quanto fosse stato concepito per suonare. Infatti, programmandolo con le tecniche che abbiamo oggi, pur essendo lo stesso hardware, tu lo attacchi all'impianto di un locale, di una discoteca, di un club, e se ci sono i subwoofer tremano i muri. Guarda, hai toccato un tema interessante che volevo approfondire, però dal punto di vista videoludico, cioè lo spingere una macchina al di là delle sue potenzialità. Questo è un intero argomento in realtà che mi interessa tantissimo. Però prima di passare completamente a questo argomento ti volevo fare una domanda più o meno limitrofa. Mi avevi raccontato una storia bellissima, che però non mi ricordo però come si chiamano precisamente, cioè le demo del Commodore 64, ok? Che erano in un certo qual senso... La potresti raccontare anche al nostro pubblico, perché è molto particolare, però proprio dall'inizio del fatto della pirateria, eccetera. Assolutamente, questa è una storia vitale per raccontare la nascita della chiptune. Perché ti faccio una piccola distinzione: VGM, intesa come musica dei videogiochi, e chiptune, intesa come musica fatta con i chip. C'è in questi due insiemi hanno una grande intersezione, ma sono due concetti lievemente diversi. Story time. Partiamo da capo. Ai tempi del Commodore 64, dello Spectrum, dei primi Atari e così via, non c'erano delle leggi chiare sul diritto d'autore digitale. Il che vuol dire banalmente che legalmente, o meglio, più che legalmente, grazie a una zona grigia, tu nel 1985 in Italia andavi in edicola e potevi comprare una cassettina, un formato musicassetta, che in realtà era la dataset, la cassetta coi dati, che veniva usata per esempio dal Commodore 64, con sopra dei giochi bellissimi di solito, completamente piratati. Erano dei furbi italiani che prendevano i giochi usciti in Inghilterra, li portavano in Italia, traducevano quelle tre stringhe che serviva a tradurre e li schiaffavano su queste cassettine che venivano poi vendute in edicola con, immagino, grande profitto. Quindi questo è l'antefatto. Legge sul copyright digitale ancora in alto mare, ancora completamente più che assente. Non c'era ancora una legge a livello europeo, non c'era l'Europa,
non c'era ancora a livello americano, a livello globale. Quindi era ragionevole che io potessi venire in Svezia, prendere il tuo gioco e rivenderlo in Italia senza, uno, che tu te ne potessi mai accorgere, e due, senza che tu ci potessi fare qualcosa a livello legale. Quindi io di fatto potevo rubare. Questo ha portato alla nascita di una delle cose più vecchie della storia dei videogiochi, ossia la protezione da copia. La protezione da copia è un tema interessantissimo, potrebbe essere studiata, raccontata, ci starebbero interi episodi solo sulla protezione da copia, ma affrontiamolo qua, nell'ottica del Commodore 64. C'erano queste copy protection, che erano in realtà molto rudimentali di solito, e infatti venivano craccate. E venivano craccate così tanto in fretta, e passavano poi di mano in mano, che si era creato un vero e proprio underground. Un underground di cracker, di pirati, che a questo punto facevano a gara non tanto a craccare il gioco, ma chi lo craccava prima. Chiaro. E quindi le crack iniziavano a essere firmate. Per esempio, non so, Arkanoid cracked by Kenobit, avrei firmato se fossi stato un cracker dell'epoca. E poco dopo non bastava più neanche fare a gara chi lo faceva prima, ma chi lo faceva meglio. Quindi diventava una sfida di programmazione nella quale prima del gioco mettevano la crack intro, poi la crasi bellissima è cracktro, crack intro, cracktro. Io purtroppo la R così, come prendetemi come sono, per dire cracktro per me a livello di pronuncia è difficile, ma il concetto è chiaro. La intro delle crack, avevano iniziato a farle più spettacolari possibili con queste scritte, li chiamavano sign scroller, scritte sinusoidali, campi stellari, rudimentali oggetti 3D poligonali che giravano, e musica. Musica, anche in questo caso è letteralmente musica chiptune. Cosa succede? Dopo un po' la scena si evolve a un punto tale che la prodezza di programmazione della cracktro era superiore all'interesse per la pirateria, e c'era proprio una scena di, era nata una scena di estimatori delle cracktro, perché io, in quanto coder del Commodore 64, vedevo la cracktro fatta da te, magari sbavavo perché dicevo: come ha fatto Dadobax a fare questo campo di punti così avanzato, come ha fatto a fare quella rotazione, eccetera eccetera. Si era creata una scena intorno a questo, che, e quindi a un certo punto hanno detto: ma senti, ma perché fare le cracktro? Facciamo delle demo e basta. Demo cos'era? Demo era un file eseguibile che veniva eseguito su una macchina. All'inizio il Commodore 64, ma c'è una scena demo dello Spectrum, dell'Amiga, del 486, è una roba che è andata avanti fino ai giorni nostri. Si chiama Demo Scene, la scena demo, Demo Scene. E questo, a parte che ha creato grande professionalità nella storia dei videogiochi in Europa, per esempio il mio gruppo demo storico preferito si chiama Future Crew, e da Future Crew è nato poi un certo studio chiamato Remedy, che poi ha fatto Max Payne, che ha fatto tutto quello che sappiamo. Ma è la stessa Future Crew, da un lato si è divisa e è diventata Remedy, dall'altro sono diventati quelli del 3D Mark, il software di benchmarking che si usa adesso, tanto che un tempo si chiamava Future Mark e cose simili. Quindi questa scena è importante perché crea una grande professionalità nell'ambiente, prende quelli che di fatto erano dei ragazzini e delle ragazzine e le mette sull'avanguardia della programmazione. Perché? Perché si trovavano alle prese con una macchina che era uguale per tutti: l'Amiga, il Commodore 64, l'Atari ST, e cercavano di spingerne le limitazioni. Quindi inventavano tecniche di programmazione, inventavano soluzioni e al tempo stesso
sviluppavano anche un'estetica, ogni gruppo aveva la sua estetica, c'era, ogni demo era composta in parti uguali da direzione artistica e direzione tecnica, quindi acume tecnico nello sviluppare soluzioni di programmazione nuove e direzione artistica in quello che si vede a livello grafico, quindi grafici che nascevano, 3D modeler che nascevano e musica, musica che appunto era musica di fatto chiptune, che anche lì faceva lo stesso gioco, cercava di fare la cosa più tecnicamente avanzata possibile con la stessa macchina. Quindi questa lotta contro le limitazioni è nata proprio nell'ottica della demo scene, che in realtà volendo mettere i puntini sulle i, era una battaglia già in atto nei videogiochi, nello sviluppo stesso dei videogiochi negli anni 80 e anche 90. Le limitazioni tecniche delle console erano concrete e quindi tutti cercavano di spremerle il più possibile. Però questa ricerca, proprio questa lotta contro le limitazioni, le limitazioni viste come feature, come ostacolo interessante da affrontare, sono nate nella demo scene, che poi non a caso è stata la scintilla della chiptune moderna. Perché io traccio sempre un momento storico importante: PlayStation 1, Wipeout. Sul CD di Wipeout c'erano i Prodigy, c'erano i Future Sound of London, c'erano gli Orbital. Tu eri abituato fino al giorno prima a sentire le musichette del Mega Drive o del Super Nintendo e all'improvviso BAM! La qualità CD. La musica dei videogiochi all'improvviso sembrava obsoleta. E qualunque sound che avesse a che fare con la VGM e la chiptune sembrava vecchio, non desiderabile. È partita l'era subito dopo Wipeout delle colonne sonore su CD e quindi di quelle porcate orchestrali che venivano fatte in alcuni dei giochi di la PlayStation, o anche di cose bellissime come quello che è successo con Metal Gear Solid e affini. Però ecco, per qualche anno l'estetica della musica chip è stata vista come vecchia e obsoleta. La bandiera è stata portata avanti dalla demo scene, che è andata avanti a fare i suoi party. Ci sono ancora, cioè i party della demo scene ci sono tuttora e sono un'esperienza che consiglio a tutti. Sono splendidi, sono un luogo estremamente interessante, divertente e istruttivo. Ma detto questo, la demo scene ha sempre continuato a lottare contro le limitazioni. Come fai a lottare contro le limitazioni quando vai da Media World e con 500 euro compri un computer che negli anni 80 sarebbe stato fantascientifico? Si sono limitati non tanto nel computer quanto nelle dimensioni. Una volta facevano le demo col Commodore 64, adesso continuano a farle perché la categoria vintage c'è sempre, ma facciamo a gara chi fa la più grande figata in 4K di codice o in 64K di codice. E quindi la demo scene ha continuato a lavorare contro le limitazioni. Spieghiamo una cosa a chi ci segue, perché appena hai detto 4K ho immaginato i ragazzi più giovani che non comprendono forse. Allora, stiamo parlando di 4 kilobit, perché appena hai detto 4K immagino il ragazzino che si immagina il demo in 4K. Allora, specificando che, insomma, Fabio sta parlando di demo che sono composte in file eseguibili di 4 kilobit. Cioè, 4 kilobit, cioè per capire, se io faccio uno screenshot di un qualsiasi videogioco, pesa, quanto può pesare? 300 kilobit. Quanto può pesare uno screenshot? Parliamo direttamente di kilobyte. Kilobyte, che è, scusa? Che è un filo di più, per un kilobyte sono 8 kilobit. Errore mio, scusa. Dettagli. Ma sì, uno screenshot in 1080p saranno 600-700k almeno. Ok, e quelli li facevano in 4, cioè per specificare un attimo la portata. Esattamente. Ti volevo fare una domanda a proposito di questo.
Però mi sfugge il nome lo metterò qui a fianco, però tu non lo puoi vedere, quindi te lo devo spiegare in qualche maniera. Qualche anno fa hanno fatto una demo sull'IBM PC, quello dei primi anni 80, che si chiama Hornet qualcosa. Lo devo cercare allora, Sì, aspetta. Hai capito è qual è? quella del CGA, quella del CGA. In CGA e portano fino a 256 colori. Ecco, sì, beh, quello è un esempio bellissimo. Magari tu adesso Ok, ho ben lo presente metto. quella che dici. Probabilmente chi ci vede adesso la starà vedendo. Questa demo è un esempio molto interessante di come la demo scene e tutto quello che c'è lì intorno siano estremamente interessanti. Perché? Per un motivo preciso. La macchina è sempre la stessa, cioè questa CGA che era Color Graphics Adapter, la scheda grafica usata su questi vecchi computer dei primi 80, è sempre la stessa, non è che adesso nel 2019 è cambiata, esattamente come questo Game Boy Color è lo stesso nel 92 come adesso nel 2019, l'hardware non è cambiato. Quello che cambia è la gente. La programmazione è andata così tanto avanti che oggi i coder fanno delle cose su Commodore 64 che venivano ritenute impensabili. O anche appunto su PC, adesso non mi ricordo, c'era un hack, un artifizio estremamente arguto per bypassare la limitazione di colori visualizzabili della CGA, abbassando la risoluzione ma aumentando la quantità di colori. Un trick di programmazione notevole, adesso non me ne ricordo i dettagli specifici anche perché non sono un programmatore, ma andate a vedere assolutamente la storia di quella demo perché è molto interessante e ben esemplifica quella che è la lotta contro le limitazioni, perché la lotta contro le limitazioni di una macchina avviene sia quando quella macchina era giovane, ma anche oggi. Cioè, con il Game Boy noi facciamo delle cose che venivano ritenute impensabili ai tempi. Non perché noi siamo i capi dei geni e siamo dei Leonardi da Vinci tutti insieme, ma perché nel corso degli anni tutti abbiamo lavorato cooperativamente sulla stessa macchina contro le sue limitazioni. Quindi magari una tecnica che ho inventato io 5 anni fa, adesso la usano anche dei ragazzini perché queste informazioni vengono sempre condivise nella chiptune come nella scena demo. E quindi di fatto, da un lato, il sapere sulla programmazione avanza perché i programmatori di oggi hanno più frecce al loro arco rispetto a quelli vecchi. Dall'altro, è uno sforzo cooperativo di condivisione del sapere che ci porta a scoprire nuove tecniche e a superare i limiti in modi che ai tempi non erano nemmeno stati concepiti, per esempio. E nell'ottica del Game Boy è interessante perché dalla demo scene a un certo punto escono due personaggi, Johan Kotlinski in Svezia e Oliver Wichow in Germania, che sviluppano due software proprio per Game Boy, con l'obiettivo di usarli per fare musica. E da loro, da questa loro intuizione, che in realtà è figlia, è fortemente figlia dello spirito della demo scene, è poi nata una seconda ondata di apprezzamento per la chip music. Perché appunto, ah, ma che figo, fai i suoni col Game Boy. Non era più, ma che obsoleto, adesso abbiamo i Prodigy su Wipeout, ancora con questi suonini. Quella fase di obsolescenza era passata e era ricominciata la fase di apprezzamento estetico di questi suoni perché hanno un valore culturale e estetico. E quindi, appunto, da questi due programmi, Johan Kotlinski ha fatto un software che si chiama LSDJ, che è quello che uso io, Oliver Wichow ha fatto un altro software che si chiama Nanoloop. E da lì è partita quella che io chiamo la nuova ondata di chip music, dall'inizio degli anni, da metà degli anni 2000 a oggi. Allora, questo apre una domanda che è molto particolare, cioè,
conoscendo bene un hardware e condividendo la conoscenza e quant'altro, negli anni, l'esempio del PC o del Commodore 64, quindi di hardware degli anni 80, al giorno d'oggi, dopo quanti anni sono passati? Dopo 40 anni si ha una conoscenza, una padronanza dell'hardware che permette di spingerli oltre dei limiti previsti dall'epoca. Ecco la domanda. Quanto sono sfruttate in percentuale a buffo, insomma, in percentuale indicativa dal tuo punto di vista, le console quando vanno in pensione al giorno d'oggi? Allora, una domanda complessa che... Allora, sicuramente non saranno mai state sfruttate come è stato sfruttato, come è sfruttato a livello attuale il Commodore 64, che è sfruttato al 300% delle sue possibilità. Però è un discorso molto complesso, perché le macchine sono cambiate proprio come architettura. Adesso girala come vuoi, ma qualunque console è un grosso PC. È un grosso PC cristallizzato nel tempo. E sono cambiate anche le modalità di lavoro. Molti lavorano con gli engine. Quindi l'engine è di fatto un intermediario tra te e la macchina. Quindi è da vedere quanto l'engine sfrutta la macchina, quanto tu sfrutti l'engine. È una valutazione molto difficile da fare, perché le macchine di adesso sono vaste, sono grandi, hanno grandissime potenzialità. Ai tempi, con un'Amiga eri così limitato che il coder magari trovava una soluzione pazzesca, intelligentissima, per snellire una routine e permettere di farla girare a fianco a un'altra. Esempio, adesso tu hai la potenza per fare praticamente tutto quello che vuoi. La domanda è semplicemente più programmi bene una cosa, più la fai girare a 60 frame al secondo. La questione è quella. Però appunto è molto difficile valutare quanto siano sfruttate a oggi le macchine, perché la stessa macchina può dare risultati molto diversi, la stessa macchina usata in modi diversi può fare cose diverse e al tempo stesso la tecnologia è molto più dinamica, è molto più veloce. Le console di oggi, per quanto ci sembrino sempre più, cioè per quanto ci sembrino durature, comunque sono generazioni che si sono accorciate nel corso degli anni e soprattutto hanno l'eterno pepe al culo della scena PC, perché la console si cristallizza, mentre invece il computer si evolve rapidamente. Schede nuove, hardware nuovo, tanto che sono interessanti i discorsi fatti nell'ambito di Google Stadia, che dicono: ma senti, ma tu prenditi questa macchinetta qua, che altro non è che una ricevente dei dati che io elaboro con un computer che ti aggiorno io costantemente, e tu semplicemente mi paghi un abbonamento per questi dati in streaming. Quella è un'evoluzione interessante. Però appunto le macchine si stanno evolvendo a una grande velocità, e per quanto ci siano dei programmatori, degli studi che le sfruttano meglio di altre, credo che non facciamo mai in tempo a raggiungere veramente il limite più alto delle loro potenzialità tecniche, perché ora che inizi ad avvicinartici, si passa già alla prossima generazione. L'ultima volta che abbiamo osservato questo fenomeno in una maniera abbastanza chiara è stato con PlayStation 3. È un bel esempio, perché PlayStation 3 era una macchina con un'architettura un po' sua, il famoso processore Cell si chiamava, se non ricordo male, e all'inizio la gente non la sapeva usare. Microsoft con Xbox 360 aveva fatto una scelta vincente nel configurare Xbox 360 in maniera molto simile a un PC.
quindi era molto facile creare giochi, sviluppare, la parte dello sviluppo era più facile. Su PS3 all'inizio ci fu grande fatica, e infatti a parità di potenza di calcolo i giochi per Xbox 360 sembravano superiori. Poi la generazione di PS3 è stata abbastanza lunga e c'è stata un'evoluzione totale che ha visto poi la macchina sfruttata sempre meglio, perché lì i programmatori avevano iniziato a capire come trattarla e come sfruttarne le potenzialità. Ma da lì in poi, da PS4 in poi, sono tutti dei grandi PC le console, e quindi il discorso delle loro potenzialità è difficile da calcolare, appunto perché l'evoluzione è rapida e non c'è realmente la necessità di spremerle fino all'ultima goccia, perché appunto quando sarebbe il momento di farlo si passa alla generazione successiva. Non solo, spremerle fino all'ultima goccia non è neanche, visto che sono dei PC, non è neanche una roba furbissima, perché si scaldano. Cioè, c'è il rischio che uno è esagerato e questo gioco qua ti fonde l'Xbox, e cioè c'è il rischio di rallentamenti e tutto. Quindi le potenzialità in questa era di apparente assenza di limitazioni tecniche, valutare la vera portata delle potenzialità di una macchina è molto difficile. E quindi io, se dovessi tirare a indovinare, ti direi che al momento stiamo sfruttando le console attuali al 70% delle loro possibilità, che già non è poco. Potremmo ragionevolmente arrivare al 90% in 3 anni, ma non succederà, perché passeremo alla prossima macchina. Te la faccio ora questa domanda, che tipicamente faccio all'ultimo perché mi voglio focalizzare su altre cose. Quando esce secondo te PlayStation 5? E innanzitutto mi auguro che non si chiami PlayStation 5. Mi sono rotto di sentire questi numeri. Perché? 5, 6, 10. E come vorrei si che si chiamasse PlayStation. Guarda, in questa, ma perché quando capitano queste cose, in una chiacchierata con Gualone sulla next gen, io ho pronosticato che la nuova Xbox si chiamerà Xbox, e ora tu stai dicendo la stessa cosa per PlayStation. Cioè, mi fa piacere, come dire, che non sia una cosa totalmente campata in aria. È interessante l'idea che una console che fa tutte le console precedenti si chiami... no, in quella maniera, come per dire, ce l'hai la Xbox e le hai tutte. La PlayStation è un'ottima idea, no? Ce l'hai la PlayStation, hai quella e le hai tutte. È una bellissima idea, sono d'accordo. Ma anche perché, allora, da un lato è vero che creerebbe confusione nel consumatore, no. Chi se ne frega, la Apple lo fa dal terzo iPad. Cioè, si chiama iPad. Chiaro. Sempre ormai, e solo i più... nerd della questione sanno di che generazione è quell'iPad. Per gli altri è l'iPad. E secondo me è una direzione che ha molto senso, soprattutto nell'ottica della retrocompatibilità e della forward compatibility. Secondo me ha molto senso questo ragionamento. Credo che il futuro delle console non sia cambiare tutta la struttura ogni 4 anni, credo che sia semplicemente fatta di aggiornamenti tecnologici di un tot. E quindi secondo me, a parte che a livello di nomenclatura proprio non è sostenibile, cosa facciamo quando ho 80 anni, gioco la PlayStation 11? Cioè, fa ridere, non è... E tra l'altro Sony se l'è cavata molto meglio, perché ha fatto una roba estetica, PlayStation 1, 2, 3, 4 e 5. Invece Microsoft ha fatto Xbox, Xbox 360, Xbox dita dei piedi, sì, chiaro. Xbox One S, Xbox flora batterica intestinale, questi nomi qua che a un certo punto... C'era un motivo, perché non voleva stare dietro la nomenclatura di Sony, però Microsoft ha fatto... un letamaio, secondo me, con i nomi. Sony è stata molto precisa, ma a un certo punto 5, 6, secondo me i tempi sono maturi perché si chiami solo
PlayStation. E comunque, faccio il tifo per questa cosa. Anche perché negli annunci, nelle informazioni di adesso, scarne quanto vuoi, nessuna voce ufficiale di Sony l'ha ancora chiamata PlayStation 5. Sì, ci ho fatto caso, ma stavo per dire una cosa, mi sono scordato. E concordo sul fatto degli aggiornamenti hardware. Concordo sul fatto degli aggiornamenti hardware, della forward compatibility, lo dissi tanto tempo fa in un video che si chiama Sony è la tattica della generazione perpetua, cioè, come dici giustamente tu, arriva un determinato hardware che poi si rinnova, però si chiama sempre alla stessa maniera. Perché esattamente, tu, quale becchi giochi lo stesso, però più in questo caso Stadia è interessante Stadia. Su questo fronte, perché è ancora un passaggio successivo. L'hardware lo aggiorniamo, ma lo aggiorniamo noi a casa nostra, sui nostri server. Tu a casa hai sempre lo stesso ricevitore, così. Poi Stadia in realtà apre tutta una serie di, cioè, secondo me come approccio è senza dubbio il futuro. Apre una serie di rischi a livello di sviluppo che a me terrorizzano Stadia, perché nel momento in cui la console diventa come il decoder di Sky, che io pago un tot mensile per avere questa console e quindi questo servizio, tu a quel punto finisci di comprare i giochi singoli, molto probabilmente, ma paghi 20 euro al mese, 10 euro al mese per avere tutto il servizio. La domanda che mi pongo io, visto che io ipotizzo che Stadia funzionerà esattamente in questo modo, mi chiedo, ok, dal lato consumatore mi è chiaro, dal lato sviluppatore come funziona? Io sono Google Stadia e sulla mia piattaforma in questo momento ho 10 giochi fatti da 10 sviluppatori diversi. Dadobux mi dà 10 euro al mese. Quanti euro arrivano ai singoli sviluppatori? Ti posso rispondere? Vai. Come YouTube. Come fa YouTube a pagarci? In base al watch time. Adesso io non voglio essere volgare, ma ti sembra una roba positiva? Nel senso, questa cosa ha... Guarda, YouTube è l'esempio perfetto. Su YouTube, se non fai la thumb con la facciona, qualcosa di ben riconoscibile, un'espressione, fai meno view. Me l'hai spiegato tu qualche tempo fa, me l'avevi proprio fatto notare tu. Così come alcune pratiche in un video di YouTube ti generano più views. Quindi, se YouTube, giustamente, il modo che ha è pagare in base alle views. Quindi, nella tua ottica, di questi 10 euro che tu paghi di abbonamento a Stadia, li distribuiamo agli sviluppatori in base al tempo che tu hai investito con i loro giochi. È pericolosissima questa cosa, perché rischia di affermare delle pratiche di game design sempre uguali, che vengono adottate di default perché aumentano il tempo di gioco, che poi in realtà è una roba analoga a quella che è successa nell'ambito mobile, dove certe strategie di player retention, di lasciarti lì, hanno di fatto, per quanto mi riguarda personalmente, inquinato così tanto l'ecosistema delle app che io gioco un gioco mobile ogni 5 anni praticamente. Allora, hai detto una cosa molto acuta, ma è proprio questo il discorso, cioè non è tanto lontano da quello che già accade, cioè nel senso non è però adesso accade su YouTube. No, dei giochi mobile già, quello che voglio dire, non sarebbe Stadia che inquina, è già una prassi che già esiste, il fatto di prendere... È una prassi, allora, che Anthem, esiste in ambito mobile. No, Anthem, The Division, Destiny non fanno questo, non provano a fare questo, pozzi senza fondo, ti prendono e ti... Sì, assolutamente, ma al momento
c'è tutta un'altra dimensione del gioco AAA, mentre il gioco mobile, con rarissime eccezioni, è tutto quella roba lì, nell'ambito del gioco da salotto, del gioco desktop o comunque del gioco da su console, è al momento ci sono, c'è molta più varietà. Aspetta, cioè, ho capito. C'è sì Anthem. Hai ragione. Ma c'è anche l'esperienza fighissima da 2 ore o da 1 ora e mezza, o il gioco arcade fighissimo che ti fai una partita da 5 minuti. Hai ragione. In questo nell'ecosistema in cui i giochi vengono, cioè lo sviluppatore viene pagato in base al tempo di ritenzione del giocatore, ha senso sviluppare Anthem? Sì. Ha senso sviluppare Gone Home? No. Anche non ha senso sviluppare qualunque cosa duri poco. Oppure, se vuoi sviluppare una roba che non è un giocone multiplayer persistente, cosa che tutti non tutti hanno le risorse per farlo, allunghi il brodo e magari inserisci delle meccaniche di raccolta, delle meccaniche per allungare il brodo, che la mia paura è che se tutto viene pagato in questo modo di fatto annacquano l'esperienza, perché la cosiddetta best practice per massimizzare i tuoi introiti con il gioco e tenere il giocatore attaccato, e quindi rischierebbero di affermarsi dei trucchetti proprio di psicologia spicciola sul gaming. Quindi, cioè, perché è vero che è già successo in ambito mobile, ma per quanto mi riguarda questa dinamica ha completamente rovinato per me come fruitore il mondo mobile. Cioè veramente io gioco a una roba mobile a ogni morte di papa, quando qualcuno mi dice: guarda che in questo tsunami di feci c'è questa perla, e allora me la vado a giocare. Ma mi fa molta paura che questo fenomeno sbarchi nell'ambito del gioco in streaming. Per questo io mi auguro che comunque siano, non sarà un abbonamento che ti dà diritto a tutti i giochi, ma comunque che i giochi vengano comprati, perché altrimenti diventa un gioco al ribasso, e il gioco al ribasso farebbe malissimo a tutta la industry. Hai ragionissima, non ci avevo pensato a questa cosa, hai proprio ragione, non ci avevo proprio riflettuto, hai proprio ragione. E senti, te la butto lì, e se Google Stadia la fanno gratuita e tu paghi i giochi, appunto, come dicevi ora in quest'ultima opzione, cioè non paghi il servizio ma compri i singoli giochi e loro ci guadagnano con le royalties, per capirci, cioè come... Non è impossibile. Non è impossibile. Io non ho... Sono un grande ignorante in tutto quello che è il commercio e i costi di impresa, perché Stadia, da quello che ho capito, ha un costo colossale. Vabbè che c'è dietro Google, quindi soldi più o meno infiniti, però ha un grosso costo, e perché tu ti prendi la tua... Tu stai ipotizzando, certo, che ti prendi la tua Stadia Box, la attacchi alla tua TV, la attacchi alla rete e ricevi i dati in streaming su quello. Tu hai pagato la Stadia Box, non paghi un abbonamento mensile a Google, ma semplicemente ti compri i giochi. È plausibile, sarebbe secondo me lo scenario più bello, però non so quanto sia fattibile e non so onestamente cosa aspettarmi. Cioè, credo che sia è così tanto il futuro quel settore, e dico che è il futuro anche in un'ottica ecologista. Io ultimamente sto facendo caso a quanta plastica consumo, cerco di consumarne il meno possibile. Ogni generazione di console, ogni generazione di macchine è una iattura
per l'ambiente. Quante, lascia stare che quelle vecchie hanno un loro fascino, un valore collezionistico, un valore affettivo e tutto, ma se andiamo a vedere quante Xbox 360 di plastica e non solo, silicio, sostanze difficilmente smaltibili ci sono nel mondo, è un problema. È per questo che io ho storto il naso davanti a iniziative come lo SNES Mini, perché per quanto bello, e l'ho pure comprato, sto zitto, l'ho comprato, però comunque tu stai decidendo di celebrare la tua storia immettendo altra plastica, in ultima analisi inutile, perché la stessa cosa la potevi fare con un'app per Nintendo Switch, per intenderci. Però ecco, secondo me è il futuro, sia nell'ottica dell'evoluzione del settore, sia nell'ottica della sostenibilità, perché se invece che aver comprato PS3, PS4 e adesso PS5 io avessi comprato una singola macchina anni fa, quei soldi lì che risparmio li avrei spesi comunque in videogiochi e non avremmo immesso altri rifiuti tecnologici nell'ambiente. Quindi secondo me l'approccio dello streaming è il futuro, a seconda di come viene giocata la questione di chi viene pagato e come, potrebbe essere un futuro bellissimo o un futuro distopico per i videogiochi. Guarda, ci siamo poi persi in questo argomento, che però secondo me è stata interessantissima, quindi oramai, allora ti confesso, io poi è buffa come vanno le discussioni, ma giustamente no, tra appassionati, la seconda parte io inizialmente la volevo fare sui cabinati. Vedete che Kenobit ha dei cabinati alle spalle, è un grande appassionato, però non voglio concedergli ora 5 minuti. Diciamo che ti invito già da ora ad una prossima puntata, che parleremo molto volentieri. E in chiusura di puntata ti volevo chiedere questo, oramai dell'ultimo argomento, e se la fanno gratuita e con la pubblicità e che tu devi pagare abbonamento per toglierla? Google Stadia, intendo. È possibile secondo te? È possibilissimo. È possibilissimo. Ed è anche possibile che alcuni giochi siano gratis proprio per le pubblicità in game, come, non lo so, un equivalente di FIFA o un equivalente, no, non FIFA, ma immaginiamoci un prossimo grande MOBA o una prossima grande sensation del gioco online, dove ci sono i banner, cioè come ci sono i cartelloni ai bordi del campo da calcio. Non è così lontana l'idea di un League of Legends del futuro in cui a bordo campo ci sono delle pubblicità e se tu paghi per quello slot pubblicitario in Italia, tutti quelli che giocano in Italia vedono quella cosa. Quello è una roba che secondo me è possibile. E sì, senza dubbio ci sarà, o meglio, io mi auguro di no. Io mi auguro che non ci sia la possibilità di pagare per togliere la pubblicità, perché anche la pubblicità ha innescato dei meccanismi orrendi nel mondo mobile. Secondo me il mondo mobile lo dobbiamo guardare come paziente zero di questo, del futuro del gioco in streaming, perché da un lato non era gioco in streaming, ma dall'altro era gioco che va su tante macchine diverse, una roba che hanno tutti in tasca, eccetera. Io quando vedo le robe di, ah ok, per farti un'altra partita, paga 0,50 centesimi, oppure guardati questa pubblicità. Io è una dinamica che esiste molto nei giochi mobile e a me semplicemente non piace, proprio come questione di gusto personale, mi rovina completamente l'immersione e io voglio comprare il gioco. Però scusa, tu... E voglio giocarmelo senza pubblicità. Però tu, io, tanti altri che ci seguono con ogni probabilità saremmo quelli che paghiamo l'abbonamento e giochiamo senza rotture di scatole. Il bambino che deve chiedere ogni volta soldi al padre, eccetera,
gioca gratis ai free to play e si guarda le pubblicità. Cioè, io lo vedo con... Sai perché dico tutte queste cose? Allora, spesso e volentieri, quando parlo sia in generale, no, sul canale, in generale con persone comunque esperte di videogiochi, io gli pongo sempre gli esempi di amici e parenti che non sono esperti di videogiochi. Io dico loro come vedono il mondo del videogioco, perché in realtà sono loro che fanno i numeri più grandi. Mio cugino, piccolo, circa 10 anni, è completamente anestetizzato della pubblicità. L'altro giorno, insomma, eravamo con il cugino più grande, suonavamo e lui accanto a noi giocava col tablet. E praticamente con il tablet, ma mi devi creare ogni 3 minuti c'era una pubblicità. E io non riuscivo a capacitarmi di come facesse lui a giocare con la pubblicità, ma era talmente anestetizzato. Ho detto, ma perché? Dico, ma questo qua è gratis, dice lui. Il gioco me lo devo comprare, come faccio a chiedere a papà ogni volta i soldi per comprare il gioco? Però... E quindi... Devo fare una specificazione. Vai. Perché ho inquinato il discorso tirando in mezzo i giochi free to play. Perché i giochi free to play sono un caso diverso che funziona, in cui ti viene dato tutto il gioco e poi se vuoi la skin particolare puoi pagare, eccetera. Nel modello che dici tu, che stai ipotizzando tu, che è molto interessante, è in realtà tu stai ipotizzando il modello Spotify. Non ho Spotify, quindi non lo so. Allora, com'è? Beh, il modello Spotify. Spotify ti ascolti, se non paghi, se non gli dai questi 9 euro al mese o quello che è, ogni tot minuti di musica, 20, 15, non so le specifiche adesso, o ogni tot canzoni, ti fa sentire della pubblicità. Ti fa sentire due pubblicità. E quella è musica. Nei videogiochi... Cioè, il grande problema di Spotify è quanto paga i musicisti. Cioè, la mia musica è su Spotify, ok che non sono Sfera e Basta, però posso dire che da artista l'introito che arriva da Spotify è trascurabile. È una roba infima rispetto a quello che... guadagno vendendo il disco su altri store, perché ci vogliono letteralmente milioni di ascolti di una traccia per tirare fuori uno stipendio ragionevole. E questa è musica, che cioè un pezzo con il Game Boy lo faccio io qua a casa mia, ma così come anche un pezzo di artisti in voga, affermati, è comunque musica fatta da magari 3-4 persone. Come si possa conciliare un sistema con le pubblicità, con i costi degli studi di videogiochi, non riesco a immaginarlo, perché se tu allo studio non parliamo di Electronic Arts, parliamo di uno studio indipendente a caso. Se tu allo studio indipendente che lavora per Devolver, quelli che hanno fatto Hotline Miami, adesso nel Denaton, non mi viene in mente, ma comunque, se tu a loro dici che ogni milione di ore giocate al loro gioco, loro percepiscono $10,000, vanno a fondo, perché non bastano. Quindi è difficile prevedere il futuro. Gli elementi che abbiamo sono i casi già affermati di storie che esistono già. Quindi io da un lato guardo al mobile e dall'altro guardo agli esempi di streaming già esistenti. Uno è Spotify, l'altro è Netflix. Però già Netflix è un discorso diverso perché si parla di licenze. Netflix è come dire: io pago te Dadobux che mi dai accesso al tuo catalogo lì dietro di giochi. Netflix è più così. Spotify è un ragionamento più simile al futuro che tu ipotizzi. Io amo la tecnologia e i videogiochi perché è facilissimo prendere delle cantonate mostruose. Io credo che tu non possa sostenere l'industria del videogioco attuale solo a suon di pubblicità.
Staremo a vedere come si evolverà, anche perché poi Microsoft ha annunciato il Project X Cloud, che ancora lo deve poi rivelare nel suo complesso. Allora, vedo che siamo fuori tempo massimo, sarebbe una discussione ovviamente da ampliare, però io credo di aver toccato comunque, grazie a Fabio, tanti temi veramente, veramente interessanti. Quindi è stata una puntata un po' inusuale, perché abbiamo affrontato il passato ed il futuro, non parlando del presente. Questa è una puntata abbastanza unica dei Giocatori della Domenica. Fabio, grazie tantissimo, sei chiaramente invitato su questo canale quando vuoi, veramente, è stato veramente un piacere. E anche grazie per me. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, e vi auguro buona domenica, e ci vediamo domenica prossima con, come sempre, qualora lo vogliate, con la prossima puntata dei Giocatori della Domenica. Ciao ragazzi, alla prossima!